Nei paesi europei una donna su cinque subisce prima o poi una violenza dal proprio partner, però quasi il 40% delle donne non parlano della violenza che hanno subito con nessuno. C'è un grandissimo fenomeno di sommerso sul quale bisogna vigilare. La violenza domestica, la violenza contro le donne non è un fenomeno in diminuzione, è un fenomeno in continuo aumento. Per questo è fondamentale che l'opinione pubblica, le donne naturalmente in primo luogo, vengano sensibilizzate su questo grandissimo problema. Per farlo è necessario anche un lavoro di grande collaborazione da parte dei media che hanno un'importante responsabilità in questo, nel sostenere anche le attività di contrasto da parte delle istituzioni politiche alla violenza contro le donne. Io credo che il lancio di questo concorso rappresenti anche davvero un modo di essere innovativi nel porsi di fronte al problema del contrasto alla violenza contro le donne. Collaborano tante forze a questo progetto. La Camera dei Deputati Italiana, il Consiglio d'Europa che festeggia quest'anno il suo sessantesimo anniversario, Cinecittà, naturalmente Google e più specificatamente YouTube. Con questo concorso, noi abbiamo voluto dare la possibilità a tutti gli utenti di YouTube, ai giovani, ma non soltanto ai giovani naturalmente, di misurarsi su questo problema e di trovarsi anche un'opportunità per mostrare quello che sanno fare e per avere una valorizzazione proprio del loro spirito creativo.